che dire anche dal mio punto di vista le ragioni per cui sono qui, il grande interesse anche personalmente che riscontro in questo appuntamento. Ma innanzitutto spero di avere presto, online la ricerca della professoressa Antonioli Corigliano, veramente di grandissimo interesse, grandissima importanza, e ci rende anche pochi numeri, perché i numeri le quantità hanno la loro importanza, il fatto che stiamo parlando di un asset fondamentale per il nostro paese in questi anni di crisi. Io non so se non avessimo avuto questo, tutto ciò, come l'avremmo messa a nome. Questo probabilmente vale anche per la nostra città. Noi veniamo da anni straordinari dal punto di vista della ripresa turistica. Vi cito solo due fatti, proverò a essere molto sintetico. Banca d'Italia ha diffuso i dati del turismo del 2016. L'Italia ha fatto uno splendido risultato, più 6%. Napoli, intendo Napoli città, perché questa è la novità, diciamo, nella nostra realtà. Napoli città ha fatto più 49%. L'ha fatto nel 2016, dopo che nel 2014 e nel 2015 avevamo già stracciato, totalizzato i record di presenza turistica nella storia di Napoli come città turistica. E quest'anno va ancora meglio. Ve lo cito, ve lo rendo come un esempio. No, non ho i numeri, perché nel 2017 ci sono le rilevazioni. Ma ad ottobre a Napoli, che Napoli è diventata anche uno dei centri cinematografici più importanti del paese, una produzione cinematografica girata degli episodi girata esclusivamente a Napoli per il conto di Netflix, deve portare a sistemare a Napoli una troupe di 250 tra registi, operatori e così via, e non riesce a trovare. Tant'è che sta pensando di noleggiare una nave per noleggiarla, diciamo così. Posso provarlo come testimone, diciamo, non è uscito sui giornali. Lo so perché mi hanno chiesto aiuto per realizzare tecnicamente, a parte il nostro ufficio cinema che segue le produzioni, ma anche per questi problemi operativi. Quindi stiamo parlando di ottobre, diciamo, io abbastanza capelli bianchi, diciamo, non mi ricordo, diciamo, che a Napoli ad ottobre, insomma, c'è turisti, si vedevano ogni anno, cioè nel senso che guardavamo i turisti quando andavano a mangiare bene. Ecco, questa è un po' la situazione, quindi per dire quanto sia importante tutto quello che sta accadendo. Perché penso che sia importante questo appuntamento dal mio punto di vista? Perché lì l'Italia si presenta come sistema paese, cioè l'Italia che va lì in fiera con Mezzogiorno che gioca ovviamente un ruolo importante, perché tutto ciò il Mezzogiorno, quando parliamo di cibo, territorio, accoglienza, ospitalità, il Mezzogiorno c'è, diciamo, al meglio della propria qualità, della propria professionalità. Quindi i territori ci sono, ecco, i territori che, come dire, competono ma cooperano, cioè ognuno valorizza le sue tipicità, le sue vocazioni, però insomma vivendosi, interpretandosi come sistema paese. E credo che questi tempi sia un aspetto anche di valori da non sottovalutare. La seconda cosa che, diciamo, trovo importante in questo appuntamento dal mio punto di vista è proprio il tema del rapporto, diciamo, con la tecnologia. La tecnologia è uno dei grandi guai, diciamo, dell'epoca, dei nostri problemi. In questo caso invece la tecnologia, come dire, è al servizio, diciamo, dell'uomo, diciamo. In questo caso la tecnologia serve a garantire una serie di questioni che riguardano, cioè, il benessere, la salute, il buon vivere. Non mi pare una cosa da poco, userei questa espressione, diciamo così, in questo caso old
and new technology convivono e si integrano perfettamente. Cioè,